Trasparenza, mi può dire un esempio di cosa ha significato la trasparenza nel suo assessorato? Trasparenza, come ho detto, secondo me significa avere le porte aperte, già questo è importante. Gli atti che questa amministrazione produce, devono il mio assessore e il mio assessorato devono essere visibili e devono essere coinvolgenti da parte sia dei dirigenti ma sia della pubblica utenza in generale. È intenzione nostra non solo metterli sul sito dopo che sono stati prodotti, ma addirittura stiamo lavorando per mettere le proposte di questo assessorato in modo da confrontarci, addirittura da farci mangiare dei link dalle utenze per vedere se sono condivisi prima di adottarle, perché poi una volta adottate è molto difficile tornare indietro. Certo, l'ultima domanda che è un nostro cavallo di battaglia, abbiamo promosso noi il wifi libero ancora quando c'era la legge Pisano, so che lei è un appassionato del wifi, lo vuole portare anche in aree dove non c'è l'utilità perché purtroppo è usato solo per turismo, eccetera. Invece lei lo vuole dare a tutti, giusto? Io lo darei a tutti, ma lo darei perché indipendentemente da che può essere utile per favorire il turismo, io ritengo che sia un mezzo di comunicazione tra i più importanti in questo momento e man mano con l'evoluzione tecnologica in cui vive la nostra società a livello mondiale, a livello globale, c'è un'esigenza. Devo dire che io ho più attenzione forse in quelle zone dove non è arrivata ancora quella che è la tecnologia attuale, non è arrivata ancora intesa come un'adozione di massa e in particolar modo pensa a quei giovani meno fortunati che non hanno la possibilità di avere una rete wifi a casa, di non avere un mezzo privato e quindi a volte per connettersi potenzialmente anche per motivi di studio, vedete che vanno alla ricerca per strada dove c'è un segnale libero in modo che possano agganciarsi per permettersi magari funzioni di studio o opportunità di lavoro. Questo assessorato intende, ovviamente con le risorse che abbiamo a disposizione, che purtroppo non sono tante, cercare di individuare una decina di, partendo da una decina di cittadini.